Ciao, sono Katia De Monte, speaker e giornalista, e questo è Ricomincio da 3, il nuovo podcast di Macrolibrarsi. Ti leggerò ogni volta tre pagine tratte da uno dei nostri libri più belli e che hanno cambiato la vita a migliaia di persone, per ispirarti a diventare la versione migliore di te. Il libro che abbiamo scelto oggi per te si intitola Ora ti lascio andare, di Antonia. La relazione è finita, ora devi lasciarlo andare. Cosa significa questo in realtà? Dovresti lasciare andare l'amore che hai provato? Dovresti lasciare andare i sentimenti che hai provato? Non puoi cancellare una persona dai tuoi ricordi. Lasciare andare vuol dire abbandonare la rabbia, la tristezza, il risentimento che potresti provare nei confronti di chi non sta più con te. La separazione fisica è la parte facile, ora devi concentrarti sulla separazione mentale. È facile per gli altri dirti di lasciar perdere, tuttavia ognuno ha il suo modo peculiare di separarsi, per alcuni è più difficile ed è per questo che è importante avere una guida. Quindi l'obiettivo di questo libro è proprio aiutare a incrementare le conoscenze su come guarire il tuo cuore e potenziarti per essere più forte. Queste sono appunto le parole dell'autrice, un libro che non solo aiuta a elaborare la perdita dei propri cari, ma anche a superare situazioni passate e perdonare se stessi. Ma andiamo subito a scoprirne qualche pagina. Buon ascolto! Quando ti guardi allo specchio, sei felice di quello che vedi riflesso? Non è solo una questione di apparenza, sebbene dovresti essere a tuo agio anche con il tuo aspetto. Si tratta piuttosto di essere onesta su chi sei e su chi sei diventata. Se non ti senti a tuo agio nella tua pelle, non sentirai di meritare un brav'uomo. La buona notizia è che sono un sacco le cose che puoi fare per essere più felice riguardo a chi sei, come ti senti e perfino come appari. È importante essere aperti riguardo i propri difetti. Potresti essere già ben consapevoli di quali sono. In caso contrario, rivolgiti alla tua tribù per aiutarti a evidenziare alcuni dei più grandi difetti del tuo carattere in modo da poterci lavorare sopra. Magari sei sempre in ritardo, magari sei una procrastinatrice. Qualunque essi siano, è meglio conoscerli in modo da poter essere aperta e onesta. Su alcune cose ci puoi lavorare, mentre altre le devi semplicemente accettare. Quando ti sentirai più sicura su chi sei e su cosa vedi nello specchio, la fiducia in te stessa aumenterà. Questo ti renderà più facile dire no quando incontri un uomo che non si adatta a quello che stai cercando. Le donne con una bassa autostima hanno maggiori probabilità di avere cattive relazioni perché non vogliono rimanere sole. È pieno di opportunità là fuori, puoi scegliere quando uscire e con chi uscire. Non venderti facilmente al primo uomo che si dimostra interessato a te. Se non senti la chimica e lui non soddisfa la tua lista, va bene dire no grazie. La maggior parte degli uomini preferirebbe che tu fossi onesta piuttosto che essere illusi. Sì, la versione migliore di te. Si fanno degli errori e va bene così. Mettiti alle spalle tutti quegli errori in modo da poter essere la tua migliore amica. Dovresti concentrarti sul migliorarti quotidianamente in vari aspetti della tua vita. Questo è più facile a dirsi che a farsi. A un certo punto devi essere onesta su alcune tue cattive abitudini ed ammetterle. Se senti dell'odio nel tuo cuore, questo ti impedirà di andare avanti in modo positivo. Significa anche che hai lasciato che il tuo ex ti trasformasse in qualcuno che non vuoi essere. In questo modo gli permetti di vincere, sii migliore di così. Praticare il perdono è una buona idea. Se covi dentro di te del risentimento, che sia verso il tuo ex o chiunque altro nella tua vita, perdona e dimentica. Impara dalla sofferenza che hai provato e sii grata per quelle lezioni. Non pensare al perdonare qualcuno come a un modo perché se la cavi. Fallo per allontanare te stessa dalle esperienze negative, altrimenti la persona in questione continuerà a tormentare i tuoi pensieri. Non cercare delle giustificazioni per certi comportamenti. È facile dare la colpa a qualcun altro per quello che hai fatto, ma questo non ti porterà lontano. Se non sei felice, devi ricordarti che tu hai il controllo di come ti senti. Nessuno può farti sentire in un determinato modo perché tu hai il potere di eliminare le persone negative dalla tua vita. Assumiti la responsabilità dei tuoi errori, sia nella tua vita privata che in quella professionale, in modo da diventare una persona migliore. Non serve energia in più per essere gentili. Parole come per favore, grazie, vanno davvero lontano.
Inoltre, le persone intorno a te ameranno il fatto che dimostri la tua riconoscenza. Dei semplici atti di gentilezza hanno il potere di rendere qualcuno felice. Se qualcuno è sgarbato con te, sorridi. Non scendere al suo livello, perché questo permette all'odio di entrare nel tuo cuore. Non lasciare che il cattivo comportamento di qualcun altro determini il tuo comportamento. Sii superiore. Impara cose che non conosci. È una buona cosa sapere come funzionano le culture differenti, in modo da poter essere più consapevole quando vieni a contatto con esse. Se ti trovi in una situazione in cui potresti dover parlare di politica, cultura mondiale o qualcos'altro, rispolvera le tue conoscenze. Ti sentirai più sicura di te e riuscirai a sostenere una conversazione. Ci sono molti modi per essere la versione migliore di te stessa. In ultimo, non lasciare che nessuno ti dica chi devi essere. Tu hai il controllo della tua vita, quindi solo tu puoi decidere chi vuoi essere. Se ti stai ancora costruendo, va bene. Con un piccolo sforzo puoi diventare chi vuoi essere. Impara come costruire la fiducia in te stessa. Prima di poter costruire la fiducia in te stessa, è meglio se fai un rapido autocontrollo. Al momento mostri qualche segno di avere fiducia in te stessa? Stai dritta, ti vesti per il successo, riesci ad accettare un complimento? Festeggi le vittorie degli altri invece di essere gelosa? Cerchi dei feedback? Dici quello che pensi? Ti circondi di persone positive? Se hai risposto no a una di queste domande, dovresti aumentare un po' la fiducia in te stessa. Questa non è una cosa che accadrà in una notte. Devi invece dedicare un po' di tempo a ciascuna area, in modo da poter costruire lentamente la tua autostima. Mentre la costruisci, potresti scoprire che più persone iniziano a notarti. Lavora un pochino sulla tua postura, in modo da mostrare che sei orgogliosa di chi sei. Fatti una foto per vedere quanto stai ricurva. Potrebbe essere il momento di frequentare una lezione di yoga o di andare dal chiropratico per farti aiutare un po' in quest'area. Vestiti in modo da sentire di poter conquistare il mondo. Se ti vesti nel modo in cui vorresti sentirti, piuttosto che nel modo in cui ti senti effettivamente, potresti scoprire che il tuo atteggiamento cambia in meglio. I complimenti dovrebbero essere un modo per sollevare d'animo le altre persone. Non consentire ai pensieri negativi di offuscare la tua capacità di accettare un complimento. Se questo è un riflesso che ti viene naturale, lavoraci sopra per frenarlo. Riconosci il tuo valore. Quando sei un membro prezioso sul lavoro, una buona amica, ricordatene. In questo modo sarà più facile festeggiare la vittoria di qualcuno invece che riempirti la mente con l'idea che non sei abbastanza brava. Sii grata per quello che hai ottenuto, anche se qualcun altro ha ottenuto un successo sorprendente. Cerca dei feedback in modo da poter migliorare quotidianamente. Questo vale sia dal punto di vista personale che professionale. Non essere il tipo di persona che non si chiede come poter migliorare perché non vuole ascoltare la risposta. La conoscenza è potere. Sii sicura di te quando parli. Dovresti mirare a stabilire un contatto visivo con la persona con cui stai parlando. Parla ad alta voce e assicurati di tenere la testa alta. È anche una buona idea parlare lentamente, in modo che le persone possano capire tutto quello che hai da dire. Scegli di circondarti di persone positive. Puoi comportarti in maniera positiva, ma se tutti intorno a te si comportano in modo negativo, questo avrà delle ripercussioni sulla tua sicurezza. Seleziona i tuoi amici con attenzione per assicurarti che essi siano gentili e generosi come te. Fatti i complimenti il più spesso possibile. Se hai un bell'aspetto, riconoscilo, dillo allo specchio mentre ti sistemi i capelli o mentre esci di casa. Festeggia anche le tue vittorie, non importa quanto siano grandi o piccole, ti ricorderà che sei una persona fantastica. Ed è proprio vero, quando avviene una rottura, quando bisogna lasciare andare qualcuno, la parte più difficile da affrontare è quel vuoto interiore, no? E che ci tocca a volte proprio anche l'autostima, e che non ci fa vedere realmente chi siamo. Quindi ecco, questo libro di Antonia L., Ora ti lascio andare, ci aiuta proprio veramente a ricostruirci da capo, a rinnovarci e a risplendere di nuova luce. Ma come sempre lascio il posto a voi, che siete sempre pienissimi di belle parole nelle vostre recensioni. Riccardo scrive: lettura veloce e scorrevole, ci sono tantissimi consigli utili su come affrontare la fine di una relazione, davvero molto molto utile. E Carmela scrive: ho letto il libro tutto d'un fiato, piacevole, dà sicuramente la possibilità di cogliere delle sfumature che in alcuni periodi della vita non vedi, mi sono ritrovata su molte cose.
E nel salutarti voglio ringraziarti per avermi ascoltata in questo podcast di Macro Librarsi, il negozio etico online più grande d'Italia per il benessere green, la salute della terra e il benessere delle persone, alimentazione, libreria, erboristeria, eco-bio-shop e tanto altro. Scegli anche tu l'alternativa naturale. Infine, per seguire il nostro podcast Ricomincio da 3 e scoprire gli altri libri del cambiamento, il link è macrogo.to/podcast. E noi ci risentiamo alla prossima puntata per scegliere la versione migliore di te.